Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati a Non Solo Roma, continuiamo con le nostre notizie, i nostri approfondimenti giornalistici. Come annunciato, spazio all'arte e alla cultura in questa ultima mezz'ora del nostro spazio. Vogliamo parlarvi dell'apertura ufficiale della stagione teatrale nello storico spazio di Fonderia delle Arti. Si inizia il 1° marzo con uno spettacolo che è a cavallo tra la stand-up comedy e il musical, e si continua poi con una ricchissima programmazione per tutto il mese successivo. Molti però non conoscono questa bellissima e devo dire storica realtà che è proprio quella della Fonderia delle Arti, e così vogliamo farci raccontare qualche dettaglio in più da Marina Antonucci, che è proprio insieme a Marco Passiglia, che è il protagonista di tutta una commedia, che è appunto il primo spettacolo in scena a Fonderia delle Arti. Buongiorno ragazzi, ben trovati. Buongiorno. Allora, iniziamo perché vorrei iniziare con Marina, che magari ci racconta qualche dettaglio in più di Fonderia delle Arti. Insomma, è una realtà storica che affonda le sue radici agli inizi degli anni 2000, se non vado errata. Esattamente, sono 19 anni che esiste la Fonderia delle Arti, che è uno spazio policulturale, possiamo dire, in cui si dà spazio appunto a diverse attività di varia natura, musica, teatro, si fanno anche lezioni di regia, di recitazione. È uno spazio che è stato aperto ormai da 19 anni e che lascia, come dire, la possibilità soprattutto ai giovani del territorio di fare attività culturale di varia natura. Quest'anno abbiamo deciso di inaugurare una breve stagione, intanto comica, prettamente comica, leggera, che possa quindi in qualche modo coinvolgere anche il territorio, gli abitanti della zona, quindi della zona tuscolana prevalentemente, per farli partecipare insomma allo spettacolo dal vivo, coinvolgerli in qualche modo in attività culturali, diciamo, direttamente. Ci auguriamo che questa stagione possa essere, come dire, gradita e apprezzata in maniera tale che poi l'anno prossimo organizzeremo una cosa un pochino più duratura, insomma un pochino più adeguata a quello che è lo spazio, e quindi insomma fare un'offerta di tipo differente. Quest'anno certo, saranno solo 4 intanto gli spettacoli proposti. Si comincerà appunto con Marco Passiglia il 1° marzo con 6 date nei weekend, quindi venerdì, sabato e domenica dal 1° marzo al 10 marzo. Poi seguiranno altri artisti sempre su un tipo di spettacolo di stand up o di comunque comico leggero, e ci saranno Gianfranco Fino, Max Bagnato e poi una compagnia che porterà uno spettacolo vero e proprio che si chiama Attacco al Vaticano e che sarà appunto uno spettacolo, diciamo, più tradizionale. Dissacrante, forse possiamo definirlo dissacrante dal titolo? È un po' sì, in qualche modo dissacrante, perché è la storia appunto di 3 persone che in qualche modo stanno progettando di rapire il Papa, però qualche cosa andrà storto e quindi insomma questo progetto non andrà a buon fine. Certo, mi ha colpito molto, Marina, quando ci siamo sentite, l'obiettivo un po', no, di questo progetto, cioè contrastare in un certo senso il decentramento culturale, perché è vero che nelle periferie di Roma è molto difficile, no, accedere anche a momenti di cultura, no? Se ne parla spessissimo, e le periferie sono fuori dal mondo, si ripete spesso questa frase. Invece progetti come questo tipo vanno proprio in una direzione opposta. Sì, esattamente, infatti il nostro intento è anche quello di, insomma, abbiamo fatto dei biglietti, diciamo così, molto popolari, dei costi molto bassi per consentire a tutti di poter insomma accedere a questa possibilità. E ci auguriamo, e stiamo facendo una strategia promozionale anche molto dedicata nello specifico al quartiere, oltre che ovviamente alla città di Roma, perché comunque è uno spazio che va conosciuto, apprezzato e vissuto. Però ecco, ci stiamo concentrando proprio per il senso del decentramento, che secondo me almeno è particolarmente importante, proprio per poter offrire qualche cosa vicino casa in qualche modo, no? Che possa comunque essere addirittura di facile raggiungibilità, diciamo così. E quindi vediamo se tutto va a buon fine, come dire, se effettivamente il luogo, gli abitanti rispondono a questa
a questa possibilità. Ma sì, assolutamente, perché anche perché in un momento storico un po' difficile, no, come quello che stiamo affrontando, abbiamo davvero bisogno di leggerezza. E dunque insomma, questo spettacolo di Marco Passiglia ha questo come obiettivo, no? Perché come si evince un po' dal titolo, tutta una commedia, che devo dire è una frase che noi romani ripetiamo spesso però. Bravissima. No, ma infatti parte proprio da un presupposto di un luogo comune, che poi, come spesso capita per i luoghi comuni, fanno ridere perché sono anche veri. Il 90% delle volte è così. È un calcolo statistico, insomma, diciamo. E quindi prende spunto da quella frase per definire poi un mondo, che è quello in cui stiamo vivendo noi in questo momento, che senza commedia è la peggiore delle tragedie, no? Quindi si affrontano tutti questi temi e facendoci alleggerire un po' dal sorriso, che è una grande medicina, ma soprattutto dall'entusiasmo, che è una parola bellissima, perché poi che deriva dal greco antico entheos, avere un dio dentro, a proposito del Vaticano. Ed è per questo che senza entusiasmo l'uomo non può fare il miracolo. Il miracolo è quello di scoprire la ricchezza più grande che ha, appunto, che è il suo tempo, e il fatto che il presente è proprio l'unica grande ricchezza che ha. E quindi si affrontano temi molto attuali, però sempre con un piglio comico, un po' in questo genere di stand-up che scava un po' a fondo e va un po' a provocare, perché la comicità non deve spiegare ma deve provocare, e tutto quello che provoca è arte, no? In qualche modo, no? Ho sentito prima l'intervista che avete fatto con quel tutore dell'ordine, cioè, e io credo che il problema sia, ho preso un autobus qualche giorno fa. Sì. Perché poi, fra l'altro, il teatro sta via Assisi, vicino dove andavo a scuola io, che abitavo però a Tor Tre Teste, nella ridente Tor Tre Teste, e prendevo 4 autobus, e mi ricordo che prendere l'autobus era bello, perché c'erano quei primi giochi di sguardi, quei primi flirt. Beh, oggi la gente non si guarda più perché guarda solo il telefono, no? E questa cosa qua ci fa sentire molto più soli. E per non sentirci soli, stiamo sempre di più sui social, quindi è un po' un cane che si morde la coda. Venire in teatro, o comunque prendersi una dimensione un po' più umana di contatto, proprio di confronto, ma anche fisico e visivo, oltre che con il sorriso, è più facile, perché c'è questa sorta di artigianato mentale nella comicità, che proprio che provoca delle cose molto belle anche a livello fisico e mentale. È importante, mai come in questo periodo, che capisco, e c'è questo istinto, anzi, dello starsene a casa, perché a casa noi abbiamo le nostre certezze, le nostre sicurezze, abbiamo tutti i canali tematici. Ma Marco, forse mi permetto di interromperti, siamo diventati un po' pigri, e anche questo è il punto, no? Perché, come sempre in riferimento all'intervista che ho fatto prima, noi abbiamo il delivery che ci porta a casa qualsiasi cosa, anche lo zucchero. Ma questa cosa qua è proprio... Abbiamo perso un po' il gusto, no? Pensa che mi ricordo mio nonno che diceva il troppo stroppia, anche il mio lo diceva. Allora io mi ricordo, a volte, ancora adesso... Sto a casa, metto Netflix, no? Incomincio a scorrere, e poi vado a dormire senza aver visto niente, perché troppo, e la bramosia di sapere quello che mi sarei perso è più forte della bramosia di sapere quello che mi sto perdendo. Allora, la domanda è: che mi sto perdendo? Non lo so, solo che Alda Merini diceva una frase bellissima, che era: il grado di libertà di una persona si misura dall'intensità dei suoi sogni. Ecco, andare in teatro dà una dimensione in cui c'è ancora spazio e tempo per sognare la nostra libertà, ed è molto importante oggi.
Molto importante, mi permetto di dire, anche per le nuove generazioni, Marco, perché tu prima hai detto una cosa molto importante, no? Siamo sull'autobus, siamo anche ad esempio in attesa al studio medico, banalmente, in qualsiasi posto abbiamo la tentazione di prendere il cellulare e vedere cosa succede sui social. È una cosa che fanno soprattutto le nuove generazioni, che non si sono un po' allontanate dal cinema, dal teatro, magari perdendo, no, quel gusto della bellezza dell'arte. Invece avvicinare anche le nuove generazioni, io insisto sempre, nelle scuole, soprattutto con il teatro, non sarebbe una cattiva idea, no? Penso che, dottore, sei d'accordo con me. A voglia, a voglia. Sì, no, ma poi questa cosa qua è chiaro che è voluta, no? E quindi noi abbiamo una responsabilità di combattere anche quello che ci fa male. Hai sentito qualche giorno fa a New York, la città di New York ha fatto causa a TikTok, a Instagram, a Facebook, a Snapchat, a YouTube, perché sono, secondo lei, colpevoli di un peggioramento della salute mentale proprio delle persone, no? È vero. Questa cosa qua è un po' creata apposta, però noi dobbiamo anche prenderci i nostri spazi e dirci anche che la vita reale è una vita che merita di essere vissuta a pieno, e provare delle emozioni ci fa ricordare che siamo degli esseri umani. Però emozioni reali, ragazzi, emozioni reali che magari possiamo provare anche al teatro, perché lo ricordiamo, al teatro si provano tutte le emozioni, la tristezza, la gioia, la risata. Allora, appuntamento al 1° marzo, chiudiamo così, con tutta una commedia, sì, a Fonderia delle guarda, Arti. Guarda, posso dire solo questo, se c'è qualcuno che non ci ha mai visto oppure che non mi conosce, basta che vada su un qualsiasi social, visto che state sempre sui social, e andate a vedere Marco Passiglia e vedete un po' di video che magari vi fanno venire voglia di venire in teatro. Di andare al teatro, andiamoci comunque. Grazie ragazzi, è stato un piacere. Grazie a voi, buona giornata. A presto. No. Bene, ci fermiamo nuovamente per l'ultima pausa in programma, ma restate qui perché tra pochissimi istanti invece vi parliamo di un altro spettacolo teatrale, questo invece è tutto incentrato nella storia. Andiamo nella Napoli della metà del 500, restate qua. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.